Scriva sotto il post, la signora è una salviniana, è una leghista come Salvini, come Matteo. Siamo tornati a una volta, non si affitta ai meridionali. So, non, non si può una notizia del genere, siamo tutti umani, sono tutte persone normali. Beh, che direi che non, non sono cose belle da vedere, diciamo, non sono cose positive. Il suo capitano è Salvini, lo scriva pure, scriva bene in grande così. La signora, che è di Salvini, da quando c'era ancora il bossi che ha cominciato le prime volte, la signora era in prima linea. Ma penso che hai sbagliato perché, essendo cittadino italiano o dal sud o dal nord, tutti hanno il diritto di avere una casa, un'abitazione. Oh, cioè, se il giorno d'oggi è ancora così, è un po' triste. Noi meridionali. Quindi magari, non lo so, lo sentiamo un po' di più, però c'è cioè, l'ignoranza purtroppo è quella. Deve Io credo che quando quello. sono tornato a Torino nel 70 c'era questa situazione qui e credo che sia assolutamente legata anche alla situazione politica no, dell'Italia, questo ritorno a un pensiero di differenze, di diversità. Fa paura a tutti, no? Al di là dell'idea politica. Quello lì deve proprio scriverlo in grande. Ecco le leghiste cosa fanno? Scriva pure! Che io sono una leghista sfegatata, lo dica pure, eh? È tremenda, Poi, cioè, non pensavo che fosse ancora possibile ragionare in questo modo, però. Cosa devo dire? Quello che vuole. Quando sono venuto a studiare qua a Torino nel 72 eh, scoprivano che io arrivavo dalla Toscana, ma in realtà avevo origini meridionali e mi dicevano. Non si direbbe, e per me chiudevano quindi per abitarvi la casa, <ride> quindi siamo tornati di nuovo. A quell'epoca, beh, assolutamente assurdo, assolutamente non, non so. Eh, non ho parole ecco, per commentare un, una mentalità così non solo retrograda, ma addirittura è improponibile, assolutamente non ha, non ha senso. Quindi lo scriva pure e lo dica bene in grande, lo scriva, metta bene il posto bello in grande. La signora è di Salvini, lo pubblichi pure. Eh, non è giusto che uno, un essere umano che deve affettare, deve dare la possibilità, anche se è straniero, di meridionale, si lavora, si paga tutto, allora ha il diritto di, di avere una casa, un, un lavoro, qual, per vivere. Non è un problema solo italiano? Ecco. No, 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 c'è dappertutto secondo me, semplicemente la, la mia impressione è che quando le cose vanno meno bene la gente tende a essere eccessivamente protezionista e protettiva verso tutto ciò che ha e quindi lo, lo straniero, quello che, che non è di casa tua è visto come un pericolo diciamo, no? A guardare bene ci sono 70 milioni di italiani che sono fuori l'Italia e penso che negli altri paesi si cominceranno anche loro a, a giudicare l'italiano con retroattiva, che è un mafioso in questo. Penso che tutti gli italiani non li daranno la casa, le rimpatriano. Eh, la mia opinione è questa. Eh. Eh, perché l'altro non ho vergogna, lo pubblichi pure, scriva pure. Eh, la signora è di Salvini, è una leghista sfegatata. La signora ha cercato un po' di difendersi, è stato un raptus, però è un, secondo te è un segnale? cioè C'è un peggioramento da questo punto di vista? Ma non lo so, magari è solo un caso sporadico. Non è un caso isolato, assolutamente. Secondo me stiamo tornando un attimo indietro su tante cose. Vabbè. Secondo me non siamo arrivati a questo punto, io spero, dell'umanità. È un segnale. Un segnale ben preciso. Sì, sì. Non credo che si sia sbagliata.